tutti ragazzi e ragazze, siamo qua per una nuova ricetta. Oggi facciamo patate farcite. Una nuova ricetta, la proviamo insieme e vediamo come viene. Per prima cosa dobbiamo lavare le patate. Io le ho lavate, asciugate e va tenuta la pelle perché poi dopo andiamo a pelare da cotta e la patata deve rimanere sana. Quindi le andiamo a cuocere. O la cuocete in forno, avvolta da carta da forno. Poi stagnola, volevo dire in friggitrice d'aria dovrebbe bastare tipo 40 minuti a volta a 180-200 gradi, oppure le fate bollite o le cuocete nel microonde. Nel mio caso le andiamo a cuocere nel Monsieur Cuisine, facciamo la cottura a vapore. Per tre patate non ho bisogno di tirare fuori tutto il pezzo per l'avaroma, ma usiamo semplicemente il cestellino. Il nostro cestellino contiene le tre patate, quindi uso questo più piccolo. Nel caso voi ne dovete fare di più, mettete il vassoio montato sopra, ok? Qua si monta il vassoio e usate il vassoio grande. Io, visto che devo usare il cestello piccolo, ho messo 1 litro di acqua alla prima tacca, ok? Nella prima tacca mettete l'acqua perché sennò poi entra dentro e inseriamo semplicemente il nostro cestello, ok? Quando abbiamo inserito il cestello, andiamo a chiudere la nostra base. Perfetto. Poi andiamo nei nostri programmi automatici. In alto a sinistra ci sono tre astine con scritto auto. Andiamo a cliccare lì. E poi andiamo su cottura al vapore. Nel bimby si chiamava aroma, qua si chiama cottura al vapore. Clicchiamo cottura al vapore che il simbolino diventa arancione. Poi clicchiamo la freccia a destra, che c'è un'unica freccia a destra. Clicchiamo e vi darà 20 minuti a 120 gradi. Cliccate play, il simbolo sotto cottura a vapore verso destra. Lo cliccate. C'è scritto riscaldamento, ignora. No, lasciatelo andare perché finché non scalda, lui non ti conteggia, non ti scala i 20 minuti. Come si è scaldato, partono i 20 minuti per la cottura. In questo caso le patate sono intere, quindi dobbiamo vedere se questi 20 minuti sono sufficienti per far sì, non dico che la patata deve essere molle, però un po' morbida, perché poi dopo poi continuiamo con la farcitura e il procedimento della cottura diversa, ok? Intanto aspettiamo questa cottura e poi vi aggiorno su tutto. Trascorso il tempo, andiamo a aprire. Come vedete, 20 minuti sono bastati, ora sta evaporando. Prendiamo la nostra paletta di dotazione, che grazie a questo gancio noi andiamo a tirare fuori il cestello senza andarci a bruciare. Ok, lo andiamo a prendere così, spostiamo la patata e lo tiriamo fuori. Vedete? Questo è fatto apposta per tirare fuori il cestello. Facciamo sgocciolare, poi io lo porto sulla cucina e lo facciamo raffreddare. Ora sta sgocciolando bene, ok. Nel frattempo che le patate si raffreddano leggermente, non le dobbiamo sbucciare. Mi sembra che prima avevo detto che poi le sbucciavamo, ora non mi ricordo bene. La patata deve rimanere con la buccia e noi la andiamo a tagliare a metà, ok? Quindi niente sbucciare, mi correggo perché mi sembra che l'ho detto, ora non ho visto il pezzo del video. Nel frattempo che si raffreddano, io vado a pulire la base. Ok? Vado a pulire la base, poi ci troviamo qua che procediamo e vi faccio vedere tutto. Quando facciamo la cottura a vapore, la base si presenterà con tutto dei puntini grigi in fondo, nella base in fondo. Non vi preoccupate che viene via con facilità, ok? Voi date una sciacquata, sgocciolate bene l'acqua che non passi dal foro quando andiamo a togliere le lame, quindi sgocciolarlo bene, smontate le lame con la linguetta che troviamo sotto, la andiamo a sganciare, poi semmai vi faccio un tutorial tutto specificato come fare bene, con una pezza, quelle di microfibra, inzuppata di aceto bianco. Andate a carezzare la base e piano piano questi puntini vengono via e torna tutto bello bello. Ogni tanto io, anche quando non vengono i puntini, per dire che ne so,
due volte a settimana, una volta a settimana, dipende quanto e come lo uso, do comunque una passata di aceto che rimane la base lucida. Fa sì che rimanga lucida, bella, 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 ok? Comunque mi sa che devo fare un tutorial così vi spiego anche la storia di quando vi troverete l'arcobaleno. Quando vi troverete, mo ve lo dico visto che siamo qua, la base color arcobaleno che succede con la cottura della pasta, se non sbaglio, lasciare le lame a montare, voi pulite tutto, togliete il mangiare, lo smontate, pulite, togliete tutto, lo asciugate, rimontate le lame con la linguetta, mi raccomando, lo attaccate con la linguetta, mettete due dita così di aceto bianco e buttate un cucchiaio di bicarbonato. Succederà reazione chimica, farà vulcano. Voi andate a sciacquare e lo ritroverete così perfetto. Non è un bimby, ma si difende molto bene, ok? Ora procedo a sistemarlo e procediamo con la ricetta. Dopo aver pulito il nostro menswear cuisine, asciugato e sistemato, passiamo al procedimento. Allora, adesso andiamo a tagliare le nostre patate, che andiamo a scavare un po' di patata, la andiamo a togliere, la mettiamo in una coppetta e la schiacciamo con una forchetta, che poi vi dico come procediamo. Inoltre abbiamo bisogno di 4 fette di speck, io uso sempre quello light, sgrassato, e abbiamo bisogno di 4 fette di scamorza, io prendo quella bianca dolce stagionata, tagliata tutta a cubetti e messa insieme. Poi ci serve un po' di prezzemolo tritato, io uso questo essiccato, gli andiamo un pizzico, un po' di aglio in polvere, se volete potete metterci anche il pepe, come sapete io non lo metto per problemi miei. Ci mettiamo un pizzico di sale, che andiamo a aggiustare il sale della polpa delle patate, e poi andiamo a mettere, e alla fine mischiamo tutto insieme, farciamo le patate, e sopra le nostre patate farcite andiamo a mettere un pochino di formaggio grattugiato, quello a piacere. Potete mettere il grana, il Panimico, il Rhodes, il pecorino, quello che più vi preferite. Io uso il Panimico. E poi procederemo alla cottura. Quindi iniziamo con le patate, non va tolta la buccia, e adesso le andiamo a tagliare a metà e vi faccio vedere tutto il nostro procedimento, eh? Sono tiepide, si tengono abbastanza in mano e le andiamo a tagliare a metà, delicatamente, cercando di non romperla come ho fatto io, che si è rotta un pochino, vabbè, fa niente. Andiamo a aprire anche l'altra. Ora vi faccio vedere come faccio con una e poi procedo con le altre. Intanto le tagliamo così si raffreddano un altro po', ancora di più, che si lavoreranno meglio. Ora questo coltello non ci serve più, lo andiamo a togliere, prendiamo un cucchiaino, la nostra coppetta e andiamo a togliere un pochino il centro della nostra patata. Andiamo un po', solo un pochino, non è che dobbiamo andare a svuotarla tutta. Cerchiamo di togliere il centro, come facciamo con le melanzane, no? Se qualcuno di voi ha fatto le melanzane ripiene, vedete? Andiamo a fare quel lavoro qua. E le facciamo così con tutte, va bene? Ora procedo, poi vi faccio vedere il passo successivo. Eccomi qua. Quando abbiamo fatto, vedete? Queste sono le nostre patate. Ora andiamo a schiacciare la nostra polpa. Io con una semplice forchetta la vado un pochino a schiacciare così, ok? Cerchiamo di schiacciarla bene a modo, così poi dopo la andiamo ad amalgamare insieme a tutti gli altri ingredienti, va bene? Ora procedo qua e poi passiamo al passo successivo. Dopo averla schiacciata tutta, vedete? Andiamo a aggiustare di sale, ci mettiamo un po' di sale, mettiamo un po' di sale anche qua perché le patate qua sennò sarebbero insipide quando ce le andiamo a mangiare. Quindi per ogni mezza patata mettiamo un pizzichino di sale, così non lo sentiamo troppo insipido. Nelle patate schiacciate aggiungiamo un pochino di aglio, io direi mezzo cucchiaino, andate un pochino a occhio, un pizzico di prezzemolo e andiamo a mescolare, va bene? Questo è il secondo passaggio. Andiamo ad amalgamare così, lo scaravoltiamo, lo continuiamo a schiacciare. Si amalgama bene, ok?
Io l'ho schiacciata a mano, ma se voi volete potete usare passaverdura, lo potete frullare. Vedete voi cosa volete usare. Io per non andare a tirar fuori dell'altra roba, lo sono fatto a mano, ok? Quello che preferite, un mixer, un Monsieur Cuisine, qualsiasi cosa. Io siccome l'ho già lavato e sistemato, per non andarlo a risporcare, per un pochino di patata me la sono schiacciata a mano. Ora andiamo ad aggiungere il nostro speck e formaggio, e scamorza. Andiamo ad aggiungere e amalgamiamo delicatamente. Facciamo così in questa maniera, pianino pianino, amalgamiamo, che comunque la patata è ancora tiepida, quindi si fa un po' fatica, però pianino pianino l'andiamo a amalgamare. Quando ho finito vi faccio vedere. La potete lavorare anche con le mani, vedete? Io adesso, dopo che l'ho amalgamata bene bene, la sto facendo con le mani in questa maniera, vedete? Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare semplicemente a riempire le nostre mezze patate. Le andiamo a riempire con il composto, non troppo piene, sennò poi quando si andrà a sciogliere la scamorza andrà a colare da tutte le parti, però un pochino farcita deve esserlo, eh? Cerchiamo di fare così, premiamo delicatamente, ok? Senza esagerare, se no andiamo a spaccare tutto. Andiamo a spaccare la nostra patata e poi vedete, risulta così. La facciamo risultare così. Quando l'abbiamo farcita così, procediamo con le altre. E questo è il risultato, vedete? Ora le ho messe vicino perché dobbiamo fare in modo che stiano dritte. Ok, ora mettiamo sopra un po' di formaggio grattugiato, come vi ho detto prima, senza esagerare, giusto un pochino, che tanto c'è già la scamorza, giusto per avere un po' l'effetto di doratura e ci viene ancora più crosticina di quella che ci verrà, più saporito, dai, un bel piatto unico, io lo mangerò come piatto unico. Perché non mangerò pasta, non mangerò niente e mi mangio due di questi, eh? Guardate, questo è semplicemente piatto unico. Ora vado a metterlo dentro la friggitrice. Piano centrale, perché comunque abbiamo le patate che sono già cotte e dobbiamo solo far sciogliere sopra e fare la crosticina. Quindi abbiamo bisogno del piano centrale. Per chi usa quella forma di forno, in questo caso io uso la Clarsen 14 litri. 200 gradi per 15 minuti, poi vi aggiorno. Dopo 7 minuti a 200 gradi, che si comincia a sciogliere la scamorza, mettiamo 7 minuti a 220, così ci fa una bella doratura sopra, ok? Se poi serve meno tempo o di più, vi aggiorno e poi tanto sotto trovate tutto scritto, E dopo 3 minuti a 220 gradi, questo è il risultato per un totale di 10 minuti. In 10 minuti sono pronte. Ora le metto in un piattino da portata e procediamo con l'assaggio. Io uso la famosa pinza, così vi faccio vedere. Stendiamo delicatamente la patata e la andiamo a trasportare nel nostro piatto da portata, ok? Se avete quell'altra larga con a mo' di pinza con il silicone, va bene anche quella. Va bene? E poi le portate tutte nel piattino da portata. E questo è il risultato. Due le ho tenute da parte per farvi vedere il piatto. Guardate. Belle, eh? Ora prendo una forchetta, un coltello e andiamo a assaggiare che non me li sono preparati, vedi? Dimentico sempre qualcosa. Non li ho preparati. Io ci ho messo sopra un pochino di prezzemolo essiccato sopra, un pochino anche nel piatto, vedete che ha il suo effetto, e una fogliolina di prezzemolo fresco per avere un occhio in più, Ora andiamo a assaggiare un pezzettino. Andiamo a tagliare un pezzettino di una e assaggiamo com'è. Cotta e cotta. Si taglia bene, macchia per te non c'è niente, macchia vuole favorire. Scotta, sta fumando,
Buono. Sarà che io amo lo speck, il affumicato, no? Se voi non potete mangiare lo speck, mettete la scamorza affumicata, è già un altro trucchetto, no? È buono. Guardate dentro. Spettacolo, buono. Piatto unico, per chi mangia stile sano come me, va benissimo. Sotto vi lascio tutta la ricetta con tutte le dosi, come sempre. Vi lascio i miei dati dove seguirmi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche, così quando aggiungo una ricetta YouTube vi manda la notifica. Per qualsiasi dubbio, qualsiasi richiesta che semmai io posso dimenticarmi nella ricetta, scrivetemelo pure. Ditemi tutto quello che volete e se la fate, fatemi sapere. Comprese le varianti, eh? Ciao, alla prossima!